Professor Arca, quanto sono importanti i registri osservazionali per avere informazioni sulla corretta gestione dei pazienti con dislipidemia? Sono molto importanti perché nella gestione del paziente ipercolesterolemico o dislipidemico in generale, noi sappiamo molto dagli studi clinici controllati e abbiamo imparato moltissimo in questi anni. Quello che ci manca è avere una reale misura e comprensione di quello che accade nel mondo reale. E i registri che raccolgono informazioni che provengono dall'esperienza quotidiana di molti centri, ci può dare un'idea veramente precisa, di come i pazienti vengono gestiti, quali sono le scelte terapeutiche, qual è l'aderenza alla terapia e in ultima analisi quali sono i risultati sia ottenuti, ma anche quelli prevedibili in termini di riduzione cardiovascolare. Quindi io penso che la raccolta di informazioni attraverso registri ampi e ben strutturati possa veramente rappresentare il futuro nel campo della gestione del rischio cardiovascolare attraverso il controllo della dislipidemia e dell'ipercolesterolemia in particolare. Quindi quali sono le informazioni che si hanno sul controllo del colesterolo LDL nei pazienti a rischio alto e molto alto? Sicuramente la più importante è rappresentata dalla misura quantitativa del numero di pazienti che raggiungono gli obiettivi terapeutici, quelli che vengono raccomandati dalle linee guida, anche quelle più aggiornate. E questo a livello epidemiologico può fare la differenza, perché noi sappiamo che tanto maggiore il numero di pazienti che raggiungono gli obiettivi terapeutici, e maggiore la probabilità che la battaglia nei confronti delle complicanze cardiovascolari dell'aterosclerosi, in primo luogo l'infarto, può essere vinta. E poi gli altri due aspetti estremamente importanti e che sono decisivi sempre nella lotta alle malattie cardiovascolari, sono rappresentate anche dalle informazioni relative all'aderenza che ciascun paziente mostra alla terapia. E terzo aspetto importante è quello relativo alla scelta dei diversi farmaci. Ora, noi sappiamo che qualche volta esiste anche da parte di medici una sorta di inerzia terapeutica. Molto spesso non si sceglie il farmaco o la dose di farmaco che è adeguato al paziente che si ha di fronte. E questi tre livelli di informazione possono essere garantiti molto meglio da un registro che non da un esperimento clinico in cui lo sperimentatore è obbligato a seguire un protocollo.